I think the girls with their nails done now. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherland e benvenuti a un nuovo video. Oggi ragazzi vi voglio parlare, come avete visto dal titolo di questo video, di un prodotto di linea F, un mulinello. Vi voglio fare vedere da vicino e presentare il Flair, mulinello appunto di casa linea F, che vi dico sinceramente, ve lo dico subito, non avrei mai pensato di recensire. Vi racconto una breve storia. Circa 20 giorni fa il rappresentante di linea F viene a trovarmi qua nel nostro nuovo negozio. I rappresentanti tutti lo sanno, mi piace ravattare nelle borse da solo, in autonomia, non voglio che nessuno mi dica niente, perché spesso riesco a trovare qualche cosa magari che può essere di interesse e non voglio assolutamente essere disturbato all'interno di questa situazione. I rappresentanti mi lasciano fare. Dentro questo groviglio di materiale, dentro questa borsa, trovo un mulinello. Lo apro, lo guardo, lo smonto, provo la frizione, l'archetto, lo tocco. Poi guardo il rappresentante e gli dico, scusami, ma questo? Gli ho detto, questo mi sembra che sia qualcosa di diverso. Lui mi guarda e mi dice, è un mulinello che è uscito da poco. Non vi dico altro, ragazzi, guardatelo bene da vicino e rimanete con noi per le nostre considerazioni e voto finale. Bene, partiamo come di consueto dalla confezione di questo mulinello, marchiato linea F, il nome del mulinello Flair Front Drag, quindi identificare frizione anteriore, e in prima linea abbiamo la scritta 5 cuscinetti più 1, che sono i cuscinetti che corredano appunto questo mulinello. Da questo lato della scatola troviamo la serie di misure disponibili, ne manca una, non l'hanno scritto, ma il 10 c'è ed esiste, quindi il 10 è come se fosse il 1000, 2000, 3000, 4000, in questo caso vi sto facendo vedere la taglia 4000. Da questo lato qualche cosa di più tecnico, che sono qualche consiglio sulle capacità delle varie misure. Gradisco moltissimo questa doppia distinzione in inglese e in italiano che riporta questo 5 cuscinetti più 1, antiritorno infinito, archetto sovradimensionato, corpo extra strong, rotore ad alta scorrevolezza, bobina in alluminio anodizzato, bobina di ricambio in grafite e manovella in metallo con pomello soft touch. Andiamo a vedere dentro questa scatola invece che cosa c'è. Troviamo subito di prima battuta la bobina, una bobina di ricambio, è vero, in polimero, in plastica, qualcuno direbbe in plasticaccia, è vero, però c'è. All'interno di questa bobina troviamo un cicalino, ecco, ve lo faccio vedere, anche lui in plastica, ma vi posso dire che suona molto molto bene. Io ve l'ho sempre detto, qualora le cose siano diciamo in plastica, non è detto che non siano valide o funzionali. Chiaramente ha una vita sicuramente è più ridotta di una bobina in duralluminio con il cicalino sostituibile. Ma andiamo poi a vedere quella che è nel mulinello montato. Abbiamo anche qua il nostro line clip e da questa parte i nostri dischi della frizione. Questa poi la proviamo a montare sul nostro mulinello. All'interno della scatola non troviamo null'altro, quindi ora vi faccio vedere un secondo il nostro mulinello, lo togliamo fuori dal suo involucro in semplice cellophane e vi do qualche sensazione. Allora, andando ad avvitare la manovella, sento che è un filetto dignitoso, piuttosto preciso. Il mulinello è freddo, quindi mi dà proprio una sensazione di una discreta robustezza. Partiamo subito dalla manovella, come facciamo di solito. Abbiamo un pomello soft touch, più di tanto non è soft, però non si discosta tantissimo da quelli che sono i mulinelli presenti oggi in gamma. Discreto, dignitoso, non vedo niente. Mi piace invece molto la manovella con questa forma sinuosa, che comunque è in monopezzo in questo lato. Chiaramente abbiamo visto controvite, una vite in polimero, in plastica, come d'altronde la parte posteriore del nostro mulinello. Sicuramente la scritta non è esattamente stampata ma centrata al centro della giuntura del corpo dell'oggetto, però io ve lo faccio vedere in tutte le sue parti. Devo dire che anche esteticamente se la guadagna. Tecnicamente è una taglia 4000 che riporta comunque un corpo piuttosto piccolo e compatto, mi piace anche questo. Una bobina in questo caso in duralluminio che la troviamo sul nostro mulinello. Mi piace molto l'archetto, un archetto sovradimensionato, no? Siamo abituati in alcune aziende a vedere queste archette, a me piacciono tantissimo anche esteticamente e devo dire che sono stato sorpreso piacevolmente da quello che è lo scatto di questo archetto. Sentite? Assolutamente forte, pronto. Ho provato un miliardo di volte a fare questo movimento, quindi a fare questa apertura. Devo dire che lo scatto in automatico è diciamo non ha bisogno di
forze particolari, come vedete, rullino guidafilo che riporta nel suo interno uno dei 5 cuscinetti riportati appunto sulla scatola, tappo della frizione molto grande, mi piace anche questo perché va a coprire quasi tutta la nostra bobina, vi faccio vedere anche questo nella sua semplicità, un tappo chiaramente sempre in polimero, in questo caso abbiamo questo lato del nostro tappo, la nostra bobina particolare, tornita in modo particolare, vediamo che troviamo i dischi della frizione, abbiamo questo incavo che dà sicuramente leggerezza alla bobina, perché vi ricordo essere una bobina per un 4000, una bobina serie match, quindi da utilizzare con nylon sottili, e poi vedremo anche come si comporterà appunto con il trecciato, una bobina in duralluminio, bella leggera. Particolarità che mi piace moltissimo è la cicalina che si può sostituire, quindi tenuta dalla Vitastella con la sua mollettina, quindi qua non è una cosa stampata buttata lì, tornitura devo dire dignitosa, non ha diciamo scalfitture, non ha punti di taglio come a volte succede nelle bobine dei mulinelli economici in duralluminio, e troviamo anche addirittura da questa parte il nostro line clip che è sostituibile anche lui, vedete che ha questa vitina da questo lato, quindi anche questa è una cosa che mi piace. L'archetto e scusate l'alberino di questo mulinello assolutamente proporzionale, proporzionato alla taglia 4000, è molto semplice, ha qua soltanto la sua rondella che fa suonare la mia frizione, che vi voglio fare sentire in questo caso su quello che è la bobina di metallo, attenzione, ora ve lo voglio fare sentire bene con la bobina di polimero. Un suono che devo dire assolutamente interessantissimo, interessantissimo. Mi piace quando le frizioni hanno questo rumore, diciamo, sonoro forte. Sicuramente è una bobina che avrà una vita limitata, ma neanche poi più di tanto, perché comunque la cicalina in polimero ha un suo consumo su una rondella zigrinata che è di metallo, però devo dire che questo se la porta via a casa bene come funzionalità estetica, mi piace, quindi rimanete con noi perché adesso andiamo alle mie considerazioni al voto finale. Bene, abbiamo visto quindi da vicino questo flare, questo mulinello. Vi dico subito che fare queste recensioni è tutt'altro che semplice. A me piace però farle perché promuovere e fare vedere comunque questi oggetti che sono degli entry level anche come prezzo, ora vi dico tutto, per me è importante perché a promozione della pesca, questo è un oggetto che può andare bene per chi magari una taglia di mulinello non lo usa mai, quindi vuole avere lì un oggetto del genere da parte da poter utilizzare, e magari anche per una persona che inizia a fare una pescata o magari per chi vuole semplicemente un muletto. Rapporto qualità-prezzo, e questa è la cosa importante di questo oggetto, un prezzo che varia dai 38 ai 42, 43 euro in tutte le sue misure. Molto interessante perché guardandolo ho cercato veramente di trovare il pelo nell'uovo, che chiaramente c'è esteticamente, si vede che non è un mulinello che costa 200 euro, ma assolutamente vi posso assicurare che non avrei mai detto essere un mulinello da 40 euro, questo ve lo devo dire, questo mi fa piacere, questo ha significato che quando le aziende vogliono possono trovare le cose giuste e mettere nel posto giusto, e in questo caso devo fare un plauso all'INEF perché ha fatto un prodotto che mi ha lasciato stupito per un sacco di caratteristiche, questo l'avete capito. Un oggetto quindi che può essere usato per diverse pesche nel 1000-2000, può essere utilizzato per la bolognese, può essere utilizzato a feeder, può essere utilizzato su una canna da lancetto della taglia 4000, la bobina match della taglia 4000 ci dà la possibilità di caricare anche un filo un pochettino più sottile senza dover fare un grosso fondo, vi ricordo la bobina, avete sentito come suona bene, di plastica, che è chiaramente un di più, ma può essere caricata anche con un filo più grande perché comunque ha più capacità. Non l'ho provata chiaramente a caricare con un trecciato sottile, questo sarei curioso di sapere veramente come funziona con un trecciato sottile, ma ho provato a caricarlo con un filo oltretutto molto grande che non c'entra niente con questo mulinello, uno 0,35 di nylon, e vi devo dire, ve lo voglio fare vedere, che in bobina almeno esteticamente in modo perfetto, quindi sono veramente curioso di sapere la resa di questo mulinello con un trecciato sottile, magari in una taglia 1000-2000 per chi inizia a fare un light spinning. Chiaro è che è un oggetto di prima entrata, ma in questo caso con un oggetto del genere entriamo già con qualche cosa in mano, di solido, di robusto, mi suona bene, mi piace, insomma l'avete capito. Quindi devo dare un voto, do un voto
senza esagerare, 7,5-8 ci sta tutto quanto, e do questo voto solo perché non l'ho potuto provare e solo perché il tempo ci darà ragione nell'affidabilità di questo oggetto, e vi terrò chiaramente aggiornati. Chiaramente lo trovate disponibile in negozio se lo volete venire a vedere nel nostro nuovo punto vendita, oppure lo trovate linkato qua sotto in descrizione sul mio sito internet, lo potete andare a vedere eventualmente ad acquistare. Quindi ancora una volta mi fa piacere che l'INEF abbia, secondo il mio punto di vista, alzato lo standard di questo oggetto mantenendo un prezzo, diciamo così, politico, alla portata un po' di tutti. Quindi ragazzi, spero che questo video vi abbia fatto piacere, continuate a seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per essere avvisati ogni qualvolta Fisherline caricherà un nuovo video, vi do appuntamento al prossimo video, alla prossima recensione, sperando di potervi recensire sempre questi prodottini che sono difficili da capire, ma devo dire che danno una bella soddisfazione. Grazie a tutti, io vi saluto, io e il Flair vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi, che la pesca sia con voi. I think the girls with their nails done now.